parliamo con un lavoratore della DEMA, azienda aeronautica che sta vivendo un momento di crisi e di rischio di licenziamenti. Allora chiediamo a questi lavoratori che cosa sta succedendo. No, ieri siamo stati al Ministero dello Sviluppo Economico, dove l'azienda in 8 slide ha presentato l'ennesimo piano truffa, così lo vogliamo definire, dove praticamente la proprietà inglese che ha acquisito l'azienda meno di 2 anni fa, dopo aver allegramente fatto pascolare il gruppo dirigente precedente, quello che ha fatto fallire l'azienda per 1 anno e mezzo, ha sostituito l'amministratore delegato e ora chiede il conto a 250 dipendenti su 750. Noi crediamo che questa non sia la soluzione al problema, ovviamente, ma soprattutto partiamo da un altro presupposto. Il Sud non può continuare a pagare sempre e su tutti i settori. Questa è l'aeronautica, signori. Questo è il settore industriale più ricco che c'è, è il settore dello sviluppo, è il settore della ricchezza, è il settore che dovrebbe dare una mano alla risoluzione dei problemi occupazionali, non deve essere un settore di restrizioni. Poi quello che pensiamo è che ci sia molto da approfondire rispetto a questa vicenda, perché c'è una quantità di capitale pubblico investito e speso in questa azienda e bruciato senza una spiegazione, senza una versione. I responsabili dovrebbero andare in galera per quello che ci riguarda. Ma soprattutto vanno tutelati i dipendenti di questa azienda, che sono un patrimonio, che hanno un livello di formazione importante e che se questo piano andasse avanti si ritroverebbero costretti ad emigrare al nord, dove questo lavoro è in quantità industriale, in quantità spaventose. Ringraziamo il lavoratore di DEMA, torneremo a parlare di questa azienda e intanto chiediamo anche una voce a un altro rappresentante di questa azienda. Dopo 2 anni siamo alle condizioni di prima, praticamente il conto viene chiesto sempre alle loro, questo non è normale, specie per un'azienda aeronautica che in mia mano sta andando forte. Sfiliamo per le strade di Napoli in corteo, dove la DEMA partecipa al corteo per i lavoratori della Whirlpool, dell'indotto e per tutte le vertenze oggi aperte in questa città. Come vedete, le crisi industriali nella città metropolitana di Napoli, ma in tutta la regione Campania, si moltiplicano. Oltre al DEMA c'è la Jabil, la Whirlpool, l'indotto e tante altre fabbriche. Crediamo che in questo modo non si possa andare avanti. Non si può mandare avanti uno Stato che ha 160 tavoli aperti di crisi industriali, di cui il 30% già ha subito un esito completamente fallimentare e un altro 30% è in corso di fallimento. Dal corteo per città metropolitana e dalla città metropolitana di Napoli è tutto, torneremo a parlare di queste fabbriche, per il momento è tutto.